quelli delle 12 sono Chris Singh, il boss col cappello sta Benvenuto. provando a No, c'è metterci. Facebook che si fa un po' moccolare, però arrivo subito, scusate. un attimo di aspettativa per questa diretta Facebook, dalla quale ci potete seguire. Ricordiamoci che ci potete seguire sia in diretta su Teleregione, canale 86 del vostro digitale terrestre, in diretta streaming sul sito appunto www.teleregionetoscana.tv. TV. E ci potete seguire anche in Vediamo. streaming su Facebook. Ecco. Adesso, oh, Oh, buongiorno boss con il cappello, ci come si è fatto, stai? ci si è fatto. È che metto un po' più lontano, eh. Come Ecco, stai, eccoci qua, boss? benvenuti. Oh, vabbè. Oggi la puntata è del boss, dato che ogni tanto, capito, faccio le mie puntatine musicali. Oggi c'è una puntata calcistica a cura del boss. Scusate, è colpa mia. Persone sempre vive, Esatto, lecite, esatto. cose Vabbè. non morti ammazzati, tutte cose tranquille, insomma. Vabbè, che tanto comunque sia, non è che quelli vivi stiano facendo grandi storie, per cui parliamo di quelli morti, va, che almeno ci hanno lasciato un segno. No, comunque parliamo di un personaggio molto molto interessante che a Firenze non ha lasciato un grandissimo ricordo di sé, però è stato un grande grande personaggio. E parliamo di Socrates, che è brasiliano. Socrates, brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Yeah, Quindi Oliveira poi è uno dei cognomi più frequenti comunque in Brasile, per quanto almeno ne so. Quindi, essendo brasiliana. Anzi, ti dirò che prima ho detto Socrates alla ragazza di là e ha reagito come la prima volta reagì Socrates. Minchia, parla di Socrates, tanta roba. Detto, invece no, è il calciatore, non il Nato a filosofo. Belém il 19 febbraio del 54 e morto nel 2011, poi spiegheremo perché. Te sai, Socrates, però, te parlate di filosofo greco, ma lui è stato chiamato appunto Socrates da suo padre, che lo chiama come filosofo greco dopo aver letto La Repubblica di Platone. Quindi, non essendo un grande studioso, però è stato flashato da Beh, lui non era questo studioso, ma il suo nome personaggio. almeno richiamava ciò, Sì. grazie a suo padre, insomma. Chiamato il dottore perché era laureato in medicina, o il tacco di Dio perché Boia. aveva questo modo di giocare e faceva un sacco di colpi di tacco, se no è il tacco di Dio. È stato il capitano del Brasile dell'82-86 e ha giocato in tutta Italia segnando nella bellissima partita dell'82 Italia-Brasile 3-2 con la tripletta di Rossi, aveva fatto il pareggio l'1-1, poi dopo aveva fatto il 2-2 Falcao e poi 3-2 Rossi. Dal 74 al 78 nel Botafogo, poi Corinthians, campione paulista. Una cosa molto interessante era che lui ha creato, essendo un mezzo filosofo comunque, oltre che un dottore, aveva creato la democrazia corinziana, Che che sarebbe? sarebbe una specie di autogestione della squadra. Praticamente decidevano i giocatori. È una cosa un po' particolare, che di solito c'è l'allenatore, e addirittura il giocatore poteva mandare in ritiro l'allenatore. Poteva, cioè, è una specie di democrazia all'interno dello spogliatoio. Servirebbe anche adesso per alcuni comportamenti che alcuni allenatori hanno in campo e fuori campo. Non ho detto niente. Sì, no, vabbè, È vero, un pochino di democrazia calcistica anche adesso ci starebbe, comunque. Sì. perché comunque diciamo che si prendono tantissime libertà attualmente da allenatori e tutto il Emanuele. resto, per cui. Compagno Socrates, grandissimo personaggio Socrates. Sì. Viene acquistato nell'84-85, nel campionato 84-85 dalla Fiorentina, quindi nell'84, come un grandissimo acquisto, quindi è capitano della nazionale brasiliana, quindi insomma a Firenze viene all'inizio osannato e fa un campionato mediocre, con 22 partite bruttine e 6 gol. Quindi poi
diciamo, fuori dal campo era uno che aveva questo vizio anche di bere, quindi insomma era un po' un personaggio un po' atipico per essere un calciatore. Magari in Brasile, essendo il calcio magari un po' più lento, un po' più lezioso, poteva andare bene. In Italia ha avuto un po' di difficoltà. Il calcio lento in Brasile. Sì, no, sì. Poi negli anni 80 già era molto più lento il calcio in confronto a ora. L'anno dopo comunque viene a Groppi a Firenze e praticamente Socrates resiste due giorni di tiro e poi è venduto perché non era il tipico calciatore che piaceva. Da ritiro. Sì, che piaceva a Groppi, che non aveva voglia, diciamo, di correre, era molto lento, insomma, anche già era lento di suo, poi figuriamoci se non aveva nemmeno voglia. Dopo torna in Brasile, nel Flamengo, che vince il campionato brasiliano nell'86, poi nell'86 partecipa ai mondiali messicani, dove il Brasile viene eliminato dalla Francia a calci di rigore. La Francia comunque sia sta sui cavoli a tutti. E Socrates sbaglia anche un rigore, tra l'altro, in questi quarti di finale. E poi dopo Botafogo nel 90 chiude la carriera dell'ex Santos. Una cosa particolare è che lui, dopo 15 anni dal ritiro, lo ritroviamo in Inghilterra perché viene acquistato nel 2004, quindi a 50 anni praticamente, dal Garforth Town. Quindi lui fa una partita davanti a 3.000 persone. Altra gente che ci segue su Facebook. Okay. Samuele Torrisani, dopo andiamo a Samu. Faccio ciao, vedere il tuo video dopo. Hola, David Mancini. Ciao. Saluti da Chef David. Ciao, il nostro spagnolito. È Samuele nostro? Sì. Sì. Ditegli dopo esce. Sì, è già bella detta. Ti saluta anche Matteo. Saluta Matteo. Allora, diciamo, lui torna in Inghilterra a fare l'allenatore giocatore e esordisce in una partita in cui il risultato è 2-2, gioca gli ultimi 12 minuti, quindi non è che si suda troppo, però a fine partita lui dichiara: faceva troppo freddo, appena sono andato in campo mi è venuto mal di testa, non sono abituato a un gelo simile, anche il ritmo dell'incontro è stato ben più veloce di quello che mi aspettavo. In Brasile non giochiamo in modo così frenetico, quindi praticamente gioco 12 minuti e torno in Brasile. È un personaggio, insomma, un grandissimo, qui da 50 anni firma sto contratto, però diciamo rescinde subito e torna. Ma perché in Brasile giocando ci si diverte, cioè basta, sì, anche soltanto, cioè è più passione che tutto il resto, cioè se vai a giocare comunque sia con un brasiliano ci sta benissimo che gli fai gol e ti abbraccia, cioè se invece fai un gol a un italiano, nel senso, cioè si incazza, porta via la palla e non si gioca più, senza un'altra storia, cioè un altro tipo di mentalità nel fare ogni cosa. Basta soltanto pensare a che il ritmo c'hanno lavorativo in Brasile, praticamente c'è, cioè, è una cosa normale del fatto che ora che l'Italia ha vinto tutti i problemi dell'Italia. Sì, ora infatti non ci sono più problemi, infatti ora sono tutti felici per questi europei, anzi vorrebbero anche organizzare le Olimpiadi a Roma. E c'è Totti che ha anche detto: bella storia, sì, paghi te allora. Comunque va bene. Stavamo dicendo. Finiamo solo perché mi sembra abbiamo un minutino solo al servizio. Allora, lui ha fatto poi come commentatore per una televisione brasiliana, commentatore sportivo, ha inciso un disco, ha fatto l'impresario teatrale, ha fatto, si è avvicinato anche alla politica, veramente aveva già cominciato il calcio, a fare la politica con la Democrazia Corinziana. E quindi ha fatto un po' di tutto, però nel 2011 è stato ricoverato più volte in ospedale per disturbi all'apparato digerente e intestinale causati dall'abuso di alcol, e poi ha sfociato a settembre in un'emorragia intestinale. Porca miseria. Sì, compiata da una cirrosi epatica, quindi boom. Il 3 dicembre è arrivato nuovamente a causa di infezione intestinale, praticamente è morto il giorno dopo. E quindi diciamo, questi abusi di Socrates l'hanno portato poi a morire anche abbastanza giovane, però è stato veramente un bel personaggio, anche se a Firenze calcisticamente lo ricordano in pochi. No, lo ricordano in tanti, però lo ricordano come un bidone, quindi è vero, perché non ha fatto
Però ora facciamo vedere un servizio degli anni 80, mi sembra dell'85, 80, un Fiorentina, no scusami, 88-85, un Fiorentina Cremonese, dove segna fra l'altro Socrates, che con il servizio di Vincenzo Macilletti, poi facciamo anche una piccola dopo parentesi su Vincenzo, che è grandissimo giornalista, che ha lavorato in questi studi proprio a Teleregione, che faceva centrocampo negli anni 80, e la trasmissione più vista della Fiorentina negli anni 80, quando Teleregione aveva in esclusiva le partite della Fiorentina. Quindi servizio di Vincenzo Macilletti di Fiorentina Cremonese, che fra l'altro è stata la prima partita a cui io ho assistito allo stadio. Wow! Quindi è stata veramente, io avevo 12 anni, e quindi è stata la prima partita. E quindi c'è un po' di interviste a Giovanni Galli, a Carobbi. Dai, che ci cacciano, Mundo, manda il video. Mandiamo il video di Vincenzo Macilletti, Fiorentina Cremonese dell'84. A voi. Dopo tanto sei riuscito a portare via un punto in trasferta, ma al di là di questo, se la tua squadra è stata applaudita, forse un applauso in più per rabbia contro la squadra viola. Ecco, Mondonico, a questo punto del campionato, ormai purtroppo hai pagato un'esperienza. Questa esperienza come si è stata in questo massimo campionato? Cioè, ti può essere utile anche per il futuro, perché sappiamo che nella Cremonese hai dato un bellissimo calcio, un bellissimo gioco a questa squadra. Ma soprattutto le esperienze negative penso che servano, perché quando le cose vanno bene, quando vinci sempre, come nel calcio, ci sono tutti amici, ci sono tutti vicini, perciò è facile stare in un certo ambiente, in un certo modo. Quando perdi invece incominci a vedere la gente che si allontana e bene o male ti trovi da solo a controbattere diverse situazioni negative. Diciamo che quest'anno, perdendo spesso e volentieri, mi sono trovato spesso e volentieri da solo a dover controbattere situazioni abbastanza delicate. E ti dirò che questo mi è servito soprattutto ad accrescere questa mia esperienza, appunto a livello della professione che faccio, e mi auguro che in futuro soprattutto questo campionato negativo per quanto riguarda la classifica mi possa insegnare o mi abbia insegnato più di tanto. Ecco, nella partita di andata, trovandoci a Cremona, così dicevi, non riesco a capire come mai questa Fiorentina non riesce a decollare, ma sono convinto perché gli uomini ci sono e non possono fallire, purtroppo hanno fallito, cioè dall'altro la tua esperienza, calcio ne hai, come suol dirsi, masticato tanto. Come si può veramente una squadra con grossi giocatori trovarsi in questa condizione? Oggi una sconfitta poteva mettere la Fiorentina veramente nelle pericolanti di retrocessione. Ma è un discorso difficile da fare, perché bisognerebbe conoscere la situazione dal di dentro e non dal di fuori, come al limite la posso conoscere io. Ti dirò però che le mie parole sono parole di un tifoso della Fiorentina, e penso che il tifoso debba a questo punto sapere chiudere gli occhi, sapere passare sopra e pensare al domani, sperando, augurandosi, come me lo sto augurando io, che il domani soprattutto per la Fiorentina sia denso di soddisfazioni per i ragazzi che vi giocano e per chi come me, bene o male, è tifoso di questa squadra. Ecco, come tifoso non di panchina, ma come tifoso di curva oppure di tribuna, più di curva, non ha valore però, ecco, ti senti tradito? Ma tradito, penso che il tifoso sotto sotto non si senta mai tradito, perché essere tifoso di una squadra vuol dire credere, vuol dire aver fede in questa squadra, e uno che ha fede non può sentirsi tradito al di là dei risultati, al di là di tutto quello che può capitare. Perciò ti dico che sotto sotto, da tifoso, soprattutto di curva, non mi sento affatto tradito da questa squadra, anzi è sempre un piacere vedere questa squadra, anche quando come oggi magari fa fare bella figura la squadra avversaria. Ecco, Mondonico, così con chiarezza, con sincerità, è pronto per una panchina di quelle che scottano, di quelle che il pubblico vuole, qualcosa di alte classifiche? È un discorso difficile, complicato. Secondo me la professione a un determinato livello implica dei sacrifici, non solo a livello personale ma soprattutto a livello familiare. Io non mi sento pronto a livello familiare a fare dei sacrifici, cioè soprattutto adesso per me è importante la mia famiglia, sono importanti le mie figlie, è importante mia madre, ed è giusto, normale, logico che i miei cari continuino a vivere nel loro ambiente. Perciò ecco, forse questo mi ha frenato un po' quest'anno nel dover magari accettare richieste, non dico di panchine che scottano, ma panchine che danno una certa esaltazione, che danno così un certo interesse. Perciò rimango alla Cremonese, contentissimo di rimanere alla Cremonese, sperando magari l'anno prossimo di fare bella figura ancora con questa Cremonese.
Ecco, con Mencina, ecco, avete portato via un punto da Firenze, l'avete portato a testa alta, una Cremonese che mette ancora una volta così in difficoltà una Fiorentina. Avete fatto che qualunque squadra è venuta a Firenze e ha fatto da padrone. Comunque per la Cremonese, diciamo così, è un punto per dire finalmente anche in trasferta portiamo via qualcosa. Ma era da tanto tempo che inseguivamo un risultato positivo in trasferta e spesso e volentieri l'avevamo mancato per piccole ingenuità, cose che così sfuggivano alla logica del calcio. Ecco, siamo arrivati qui a portare via questo punto e forse non avremmo demeritato senz'altro qualcosina in più, ecco, anche forse perché nella Fiorentina di oggi così non c'era quel mordente, quello spirito forse di corpo che al limite potrebbe esserci. Cioè non si chiama certo Fiorentina questa squadra? Purtroppo se non spetta a me giudicare, ecco, noi in campo oggi abbiamo giocato un'ottima gara e forse un pochino anche perché la Fiorentina ce l'ha permesso, ecco, tutto qui. Con Stefano Carobbi, che oggi è ritornato in squadra per subito lo squalificato contratto, purtroppo questa Fiorentina si trova veramente così in una difficoltà ormai dall'inizio del campionato, una classifica veramente, cioè diciamo solo deludente, per non trovare qualche altro aggettivo ancora più pesante. Anche ancora una volta la Fiorentina ha deluso i presenti allo stadio, che poi alla fine non erano pochi. Sì, abbiamo un po' deluso perché anche questa volta abbiamo preso subito il gol dopo il fatto essere andato in vantaggio. Il pubblico naturalmente sarà scontento, ma noi non è che lo facciamo con volere, perché il pubblico è stupendo, perché viene sempre allo stadio e fa quello che si sente. Però noi non è, ce la mettiamo sempre tutta, eravamo andati in vantaggio subito e non è che stavamo giocando male. Poi c'è stato quel gol, così anche loro non credo se l'aspettassero per fare il pareggio, ci ha tagliato un po' le gambe e noi abbiamo dovuto stare un po' più indietro. Comunque vi hanno preso sulla velocità? Sulla velocità, loro hanno corso, stavano bene in campo e non capisco come mai abbiano questa classifica. Noi abbiamo trovato qualche difficoltà solamente però dopo il pareggio. Con Giovanni non vogliamo parlare né del gol né di questa partita di oggi, cioè un campionato che si sta volgendo al termine, che veramente non avresti scommesso nemmeno una lira, oppure qualunque cifra avresti scommesso per una Fiorentina d'alta classifica. Certo, perché dicevo a giornalisti che mi chiedevano di questa situazione in classifica, pensavo che dopo 10 anni che sono alla Fiorentina, pensavo che i primi anni della mia carriera, cioè quelli che lottavamo sempre per non retrocedere, fossero serviti esclusivamente a formarmi nel carattere e a darmi esperienza. E non avrei mai pensato di poter ritornare con una squadra con questi giocatori a dover toccare il fondo della classifica come siamo in questo momento. Giovanni, un'altra domanda, in questi giorni di nuovo sui giornali Galli probabile partente così per altri lidi forse con più ambiziosi, i tifosi sono già allarmati, lo vogliamo un po' diciamo non chiarire perché è la società, però anche te diciamo così devi dare l'ultima parola, queste voci un po' incominciano ad allarmare i tifosi? No, a me, vedi, anche oggi quando all'inizio della partita, che pur essendoci il silenzio dei tifosi, quando sono andato sotto la curva Fiesole, gli ultras e la curva Fiesole hanno nuovamente gridato il mio nome, questo mi ha fatto enorme piacere. Certo che se ci dovesse essere una decisione del genere da parte della società mi dispiacerebbe, perché non sono mai riuscito ad arrivare a certi traguardi e a dare una soddisfazione a questi tifosi. Però certamente siamo dei professionisti e se la società ha delle intenzioni, se la società fa delle decisioni, noi dobbiamo prendere soltanto atto, insomma. Ed eccoci tornati qua a quelle delle 12. Provo a vedere da Facebook un po' del servizio. Quindi avevamo visto un Soares e parlavamo fuori onda dei brasiliani. Che allora lei difendeva la categoria brasiliana chiaramente, perché non è che difendo, è che se
Per caso, cioè nel senso, allora come fa a essere un genio del calcio in una squadra, essere una ciofeca qua? Nel senso, sarà anche comunque sia che qua attualmente e anche precedentemente condividevano il parrucchiere e vestitini e invece laggiù, e invece, vabbè, negli anni 80 posso capire, magari il calcio era un pochino più family, allora, però, sì sì, ma finisci, finisci. Però diciamo che il Brasile, la flemma brasiliana è più che altro un fatto di passione, perché tutto quello che comunque sia è gioco è anche passione, sì, è famiglia, è non farsi male. Ma Sola aveva probabilmente la passione più per altre cose in confronto al calcio. Anche per l'alcol e le donne. Ma perché, ti stavo spiegandoci, Socrates era il numero uno, uno dei numeri uno del Brasile degli anni 80, è venuto a Firenze, ha fatto un campionato indegno veramente. C'è venuto a tantissimi brasiliani negli anni 80, sono venuti in Italia e hanno fatto dei campionati stratosferici. Zico, Junior, Careca. Careca ha vinto il campionato italiano con Maradona. Junior è stato tantissimi anni Torino, Pescara. Zico, beh, uno dei più grandi giocatori brasiliani, ma ti parlo di... Dunga, Carlos Dunga, cioè... Mazzinho, ma era veramente una faida brasiliana, cioè in Italia, e l'unico che ha fallito è stato Socrates, che doveva essere il capitano, doveva essere il migliore di tutti, è stato alla fine il peggiore di tutti, tranne vabbè qualche brasiliano, ma quelli non erano, però tipo penso a Pedrinho del Catania, che comunque hanno fatto insomma non sono stati, però erano già venuti che non erano troppo famosi. E quindi dovevano crescere, quindi diciamo che i brasiliani hanno fatto divertire, perché i brasiliani e argentini sono diciamo i migliori che sono visti in Italia, perché veramente argentini, Maradona, Bertone, Passerella, ne è passati veramente un sacco. Dopo il prossimo servizio parliamo anche del 68 e quindi della monetina, perché non tutti sanno, l'Italia l'ultimo europeo ha vinto grazie alla monetina, ma ne parliamo dopo. Ora parliamo di abbiamo visto il servizio di Vincenzo Macilletti, che è un personaggione, un giornalista che è stato, come dicevo prima, in questi studi qui, proprio questi fisicamente qui, faceva centrocampo, che era un la trasmissione più vista, comunque la trasmissione più bella degli anni 80 sulla Fiorentina. Era un personaggio un po' atipico, un po' particolare, poi è diventato anche addetto stampa della Fiorentina e ci ha lasciato pochi mesi fa. Quindi anche lui per alcol, no, vero? No, lui ha avuto una malattia. Piccino, che cosa aveva? Si può dire? Non si può dire, no, ha avuto una malattia. Sì, una di quelle brutte. Brutte, poverino, perché ultimamente, quando l'ho visto tutte le volte, parlava a malapena. Insomma. Piccino. Venne qui quando si aprì l'emittente, perché conosceva molto bene mio padre, insomma, era insomma, amico nostro. Era importante per questo emittente, insomma. Sì, era diciamo la punta di diamante del calcio degli anni 80, per quanto riguarda il nostro emittente. E facciamo sentire un ricordo di Lorenzo Galanti, che ci racconta due o tre aneddoti molto molto carini di Vincenzo Macilletti, che era parlava un po' questo calabro fiorentino un po' particolare. Quindi, tutte calabrese, insomma. Sì, sì, sì. Andiamo a sentire Lorenzo Galanti, ci parla di Vincenzo Macilletti. A voi. Ho avuto la fortuna, poco più che sedicenne, di entrare in questi studi e di iniziare a lavorare con Vincenzo Macilletti, personaggio giornalista, ante litteram come personalità, dalla fortissima quindi personalità, a dispetto di un italiano veramente unico. Però era un giornalista che portava in studio i più grandi calciatori dell'epoca, erano altri tempi, le TV locali potevano permettersi di avere in studio Dunga, Antognoni, Baggio, i più grandi allenatori qui in studio, oppure le andavamo a intervistare. È stato un periodo straordinario in cui, bene o male, ci sono tantissimi ricordi di una persona che non mollava mai, che si dava sempre da fare e che ha fatto tantissime cose.
come tanti altri, ha intervistato calciatori famosi, ma dobbiamo ricordare che quando Baggio venne a giocare a Firenze ed era della Juventus, l'unico ad intervistarlo fu Vincenzo Macelletti, io presente a quell'intervista insieme a Leonardo Scucchi, ricordo perfettamente. Era un personaggio unico, che è arrivato addirittura a essere ufficio stampa della Fiorentina. Non è un caso, non si arriva a quei livelli se non perché si è dei grandi, anche con il suo italiano, che era a volte esilarante, ma era straordinariamente efficace. Lui poteva dire di molti argomenti oltre che al calcio, ed era efficace come quando, descrivendo i bronzi di Riace, disse testualmente: i bronzi di Riace dove l'arte ha raggiunto l'arte, che non vuol dire nulla, vuol dire tutto, ed è quello che era, diciamo, il verbo Macelletti. Ho tantissimi ricordi di lui, alcuni veramente esilaranti, tipo quando si andò a intervistare Viola. Anche lì era molto efficace nelle sue interviste, Vincenzo, nel senso, faceva delle domande molto secche. Mi ricordo, eravamo davanti a Viola e mi guardò, disse: parti con la registrazione. Io partii e lui gli fece la domanda: Viola, romano, romanista in una Roma scodettata, così. E gli dette il microfono. Viola rimase imbarazzata, non sapeva cosa rispondere, mi riguardò come a dire: non ha capito, Lorenzo. E allora provò addirittura a imitare un po' la sua voce, perché lo ricordo con affetto e penso di potermelo permettere dopo tanti anni di lavoro insieme. Disse: Viola, romano, romanista in una Roma scudettata, così. E gli dette il microfono. Viola rimase di nuovo bloccato e imbarazzato, perché non sapeva cosa rispondere. Vincenzo mi riguardò col suo baffo e il suo modo che aveva di questo collo, di questo viso di fare, dicendomi proprio: Viola non ha capito nulla. Disse: riparti. Ripartimmo e lui disse: Viola, così. E gli dette il microfono. Viola capì e cominciò a rispondere. Quindi ricordo di Vincenzo questa sua efficacia, non mollava mai, riusciva sempre, comunque nelle difficoltà, a portare a casa un grande risultato, una grande intervista, un grande personaggio. Lo ricordo con affetto, con piacere. Spero di ritrovarlo una volta, prima o poi ci ritroveremo e magari mi dirà: sai Lorenzo, sono morto, così. Così. E bentornati a quelli delle 12, io c'è sono sempre Cristina. E lui è sempre Bosco nel cappello, con il mute fuori controllo. No, perché si vede i servizi che mandiamo, però c'è, tra la televisione e la diretta c'è quei 2-3 secondi che bisogna stare attenti a staccare il... Già. L'audio, se no si sente il doppio audio, però va bene. Comunque, abbiamo appena visto appunto il servizio di... Vincenzo Macelletti, raccontato da Lorenzo Garanti. Sì, è stato un grandissimo. Hanno lavorato moltissimo insieme. Quanti anni ha detto? Tantissimi. Tutto quanto la carriera. 18 anni Lorenzo, insomma, ora a una certa età, c'ha la barba bianca Lorenzo. Il mio amico Lorenzo. Allora, ora parliamo di questa monetina. Sì? Nel 68 l'Italia riesce a passare in finale, te non lo sai che nel 68, scusi, io sono qua di passaggio, non... No, vieni a salutare. Sì, no, in questo momento. Se avessi preso da Capitano America? No. Però i colori sono di Capitano America. Se mi lo scudo di Capitano America, sì. Poi... Guarda, io non voglio dire nulla a questa. Comunque, te non lo sai che nel 68 l'Italia è passato il turno grazie a una monetina. Sapevi? Era sua? No. Praticamente, prima negli anni 60, 70 non c'erano calci di rigore, quindi se si pareggiava si rigiocava la partita. La Fiorentina è arrivata in semifinale contro la Russia, l'Unione Sovietica, URSS, questi comunisti, vabbè, era comunista. Politica, per cortesia. Non ho fatto nessuna politica. Hanno giocato 0-0, hanno giocato i supplementari 0-0, quindi negli anni 60 si ripeteva la partita. Però dato che eravamo troppo vicini alla finale, cioè dovevamo giocare, non sapevamo come fare, quindi hanno ricorso al lancio della monetina, testo o croce. E ha vinto? Quindi la semifinale di un campionato europeo è stato deciso al testo o croce. E
l'allora capitano Facchetti era un tipo molto fortunato, quindi Mazzola raccontava che erano tesi, però tranquilli, perché dice che Facchetti era uno che quando c'era la lotteria vinceva, a carte vinceva, quindi era uno fortunatissimo, quindi alla monetina il capitano della nazionale ha vinto grazie alla sua fortuna, e quindi l'Italia è arrivata in finale. Abbiamo anche un grandissimo personaggio che si occupa anche lui di sport, che solitamente quando arriva fa un casino della Madonna. Vieni a salutare, dai. A questo punto salutiamo tutti. Se lo sapeva lui sta cosa, dite, no? Siamo tutti quanti. Nel 68, nel 68 era bello maggiorenne, Giannone, no? Più o meno. Dove io nel 68, buongiorno. Nel 68 come eri? Avevo, devo dire quanti anni ho? Ormai. Ormai. Nel 68 avevo 9 anni. Quindi ti ricordi gli europei? Del avvicinati 68? Al petto di Leo per parlare. Ascolta, ma gli europei? Gli europei del 68? Sì, quelli vinti quella monetina. Non ti ricordi? Quel lancio da monetina. Io a 10 anni mi ricordo il mondiale 82. Sì, sì, però devo essere sincero. Non ti ricordi nulla. No, pensavo alle già le donne. Sì, pensavo a 9 anni da già lì, no, che guardava il calcio, sinceramente anche ieri sera non l'ho guardata. No. Oh, anch'io, purtroppo. Perché sopra la terza categoria non ti interessa. Bravo. Il fisico Leonardo, Dio. Questo è un programma eccezionale, ma io te... lo dico, bisogna seguirlo sempre, perché è un programma eccezionale. Ma te lo sai nel 68 cosa è successo nella semifinale con la Russia? Nel 68. Eccoci all'acqua, sì, ma che domande gli fai? L'Italia ha pareggiato 0-0 a semifinale, supplementari 0-0, e non ce l'è rigore. Ah, andare alla monetina. Alla monetina. E Facchetti, che era un tipo fortunatissimo, ha vinto la monetina e la Fiorentina. La Fiorentina. Comunque di questo particolare me lo ricordo. Però comunque la monetina non c'è più. No, ora no, ora ci sono i rigori. Insomma, a proposito, poi saluto. Ti è piaciuta poi la nazionale ieri sera? Ieri è stata una partita gagliarda, contro una delle nazionali più forti, seconda ranking mondiale. Ma me l'hanno raccontata loro, io non ho potuto vederla. Vederla a 10 minuti alla fine. Sì. Perché? Perché prima era con le donne. No, perché io voglio sapere da fino avanti, il risultato da ultimo. Perché allora, anche io voglio sapere il risultato. Ho capito, vabbè. Se si vince sono contento, e se no. Allora, ecco l'uomo nero, il grande Fabrizio Giannoni. Guarda, ti hanno chiamato l'uomo nero. L'uomo nero? Non lo so. Fa paura. E poi era una denominazione della regia, sì. Guardate che era una denominazione della nostra regia. E poi. Ah, si dice e poi o è poi? Dai, apriamo anche questa faida. Comunque sia, io parlo leggermente milanese, mi dicono, comunque sia, verde si dice, poi, verde, sempre, verde, ma Mike Buongiorno c'ha verde, una, due, tre, Mike Buongiorno, allora, comunque l'Italia passa alla semifinale, nell'altra semifinale è giocata a Firenze, il 5 giugno del 68 c'è Jugoslavia, che... E lei, cioè, ora non, è più, non c'è più la Jugoslavia, però è stata tutta divisa, Montenegro, sai, vero? Sì. Io, te non ti ricordi della Jugoslavia, non eri manco. No, io guarda, me l'ha parlato mio zio perché era della Jugoslavia, quindi mi parlava di queste cose. Anzi, con il suo proverbiale Amanatakush. I Giannoni passa da tutte le parti, cioè è dovunque questo uomo, è dovunque il Giannoni. Comunque, Jugoslavia, Inghilterra, vince, sì, vince la Jugoslavia con il gol di Zajc, che era un grandissimo centravanti, fortissimo, aveva giocato tantissimo nella Stella Rossa, e ce lo ritroviamo anche in finale, perché in finale c'è Italia-Jugoslavia. E domina la Jugoslavia, vince 1-0, sempre un gol di Zajc, però a 10 minuti alla fine pareggia Domenghini e si va 1-1, supplementari 1-1 e si rigioca la partita, questa volta non si gioca la monetina e l'Italia fa una partita stratosferica e vince 2-0 con un gol di Riva e Anastasi, gli jugoslavi arrabbiatissimi perché aveva meritato di vincere la prima partita, però si è vinto e quindi quella è stata l'ultima vittoria di un europeo del nazionale italiano.
1968. Dai, grazie. Che brutta cosa, Desi. Quanti anni sono passati? 68. Santo cielo, 68. 40... 78, 88, 98, 2008. Allora, sono più di 40 anni. Cioè, nel senso, dai, cioè, è ora. Basta, vedo, me l'ho gufata. 48 anni. Ora scusatemi da Facebook, streaming. No, diciamo nel 2000 è andato molto vicino, si è perso un gol, il golden goal di Trezeguet, contro la Francia. Quindi abbiamo perso. Mondiali invece sono andati molto meglio perché abbiamo vinto, a parte 34-38, 82 e 2006. Esatto. Già rinata nel 2006. Da poco. Cioè, vi rendete conto? Poi non gli dovrei lanciare questa penna. Cioè, anzi, mi ricordo, ti ricordi la canzoncina su Zidane? Zinedine Zidane, ti ricordi? Materazzi fu ferito, perché ha preso una testata, la testata gliel'ha data. Zinedine Zidane. Saluta. Ciao Luca. Luca da Scandicci. È lui che ci segue sempre, sì, manda sempre regolarmente un messaggio. Ciao Luchino. Mi fa molto piacere. Anzi, prima o poi vieni qua, a questo punto vieni già a conoscere. Parlando di calcio. Parlando di calcio, oggi si parla solo di calcio. Infatti. Ma non le foto già fatte. No, davvero. Ettore, oggi non ti facciamo felice. Dai, abbiamo parlato sempre di musica una volta. Non è vero, sempre due puntate, va, strato, è segato Jeff Buckley. Va bene. Brasiliani, monetine. Ora facciamo vedere perché noi. Brasiliani e monetine sembrano una accoppiata che non mi piace per niente. Comunque, vabbè. L'ultima parte ne parliamo di nuovi programmi delle emittenti, dai. Mm-hmm. Però ora facciamo vedere un promettino dell'ultima puntata di Telebra Viola. Perché poi dalla settimana prossima avremo il Corvino Quarta e Seconda. Quindi abbiamo un personaggio nuovo che sostituisce il buon Pradè che ci ha lasciato. Sportivamente parlando, non è morto, però è stato, diciamo, non è stato rinnovato il contratto, e abbiamo Pantaleo Corvino che verrà fatto magistralmente dal nostro Mea. Yeah. Quindi mandiamo il promo di Tele della Viola. Amore, vita e vita è ancora amore, ancora di più. Un programma in collaborazione con. Corvino, ce l'abbiamo il telefono. Pronto? Come? Pronto? Sì, pronto. Direttore. È veramente uno spettacolo potervi sentire e sono contento di essere tornato a casa. Volevo dire a Biagio Antonacci che studio. Non è Biagio Antonacci, è Alessandro Manino. Alessandro Carino. Direttore, ci si è parlato anche delle volte, io e lei in passato, non si ricorda più. Lo so, ci siamo andati a mangiare le bistecche insieme. Si ricorda sempre mangiare. Comunque. Aspetta che arriva la carbonara. Aspetta, perché è il ristorante, direttore? Papà, vai un attimo a prendere la carbonara e la... Come papà? Che manda papà carne? A mandare... Ma quindi è a mangiare un papà carne? Ma va via o rimane? Ti vendo al Crystal Palace. I due nuovi dirigenti della Fiorentina, uno è Carlos Freitas, il nuovo direttore sportivo, l'altro è Marti Jorgensen, l'uomo di rappresentanza del club Viola. Per quello che riguarda i due dirigenti, dovrebbero essere a Firenze ad inizio della prossima settimana entrambi per essere presentati e per capire quelle che saranno ufficialmente le loro mansioni. Buongiorno ragazzi, sono Giancarlo da Barcellona e vi volevo dare una notizia. Il 31 maggio abbiamo fatto la cena del Viola Club che siamo riusciti a fondare qui a Barcellona. E se Sosa sarà, secondo te, motivato? Sì, sarà motivato. Sosa avrà chiesto delle garanzie. Da quello che sappiamo noi, l'unico punto fermo di Paolo Sosa si chiama Matias Vecino. Non vuole assolutamente che il centrocampista uruguaiano venga ceduto. Sul resto se ne può parlare, perché comunque sappiamo che la Fiorentina dovrà autofinanziare il suo mercato come sempre e quindi qualcuno partirà per forza. Un programma in collaborazione con... E
appunto che Corvino vuole appunto questa garanzia, cioè quella cioè che lui deve decidere e deve avere assolutamente autonomia nella gestione dei giocatori, perché sì, lui vuole subito una cosa diretta, no? E volevo anche dire che per quanto riguarda le sorti di Ljajici, arrivederci. Io la vedo già tremolante quella sedia. Ma se ne ho parlato di quello sgabello, di sarebbe quello sgabello lo vedo già tremolante. Ljajici su TMV Radio, che insomma è la radio ufficiale di tutto Mercato Web. Siamo partiti circa 2 mesi fa e ogni venerdì facciamo la nostra trasmissione, ci siamo in studio io e Pietro Lazzarini di FirenzeViola.it, che si chiama Garrisca al vento, e dal domani avremo il piacere di andare anche in televisione. Verrà registrato con delle inquadrature molto molto particolari e carine, l'ho già vista, abbiamo fatto una prova e all'una la prendiamo e poi le mandiamo alle 3. Io voglio parlare ora con i tifosi, voglio tranquillizzarli, gli voglio dire che per me la Fiorentina è importante, per me è una squadra che dà il cuore, una squadra alla quale io tengo molto, una squadra per la quale farò sicuramente dei cambiamenti, farò degli acquisti, ho parlato già con Andrea, già mi sono dato alle pazze spese, ho fatto un ottimo acquisto, ho comprato 500 nuovi palloni per i giocatori, per far sì che possano allenarsi al meglio. Qui non si può dire che non sono uno che si impegna, ho già preparato un ordine per un nuovo acquisto, abbiamo un acquisto che arriverà a stagione nuova, un acquisto importante, ho comprato dei tappetini da mettere fuori le docce in modo che i giocatori quando escono non mettono il piede in terra e quindi si prendono un raffreddore. Per me la salute del giocatore è importante. Dicevo questo, il blitz ha risolto 2 problematiche. Questo è quant'è che è partito? 3 mesi, no? Da marzo, sì, 2 mesi. Sì, sì, sì. Siamo alla 13ª puntata, quella che parte da domani. Abbiamo risolto un problema a Vernio, che hanno pulito Tombini, cioè, diciamo, bene, quello, hanno era pulito l'ora. Tombini, chi è? No, disse mia madre, non torno a cena. Pronto? Un secondo. Tra poco. E poi abbiamo risolto un problema di droga a Pistoia, io non voglio di chi ha fatto servizio, sennò uno lo prende più valore, cioè, dell'altro, non ci interessa. La droga l'ha presa tutta lui, la droga se l'è imboscata. No, ma comunque, nemmeno fumo io. Ci vediamo giovedì prossimo con il Corvino parte seconda. Sì, non vediamo l'ora. Non vedo l'ora di vedere questa cosa. Salutiamo Simfatti Regia, Marco Coveri e tutti gli altri. Ciao ragazzi, ciao. Viola, viola, viola. Ed eccoci tornati, siamo sempre quelli delle 12, io sono sempre Cristina, lui è sempre il boss con il cappello, oppure per chi lo vuole conoscere per non il boss con il cappello, Leonardo Menicucci. No, davvero, il boss. Signora, no. Certo che me ne ricordo. Ah, davvero? Se no chi mi firma gli assegni invisibili? Ok, scusate, questa è un'altra cosa. Dai, parliamo un pochino, finiamo questa puntata parlando di calcio a sto punto. Allora, quanti calciatori e musicisti c'erano? Sto scherzando, gli europei, dato che io non li ho visti, raccontameli un po'. Allora, la nazionale che era sfavoritissima contro il Belgio, perché insomma il Belgio è numero 2 del ranking mondiale, quindi cioè la squadra sarebbe in teoria la seconda squadra più forte del mondo. Dopo è stata anche prima per un po' di tempo, quindi ha dei campioni grandissimi, dal portiere Courtois, poi Hazard, insomma. Votatelo Lukaku. Se ha detto bene tutti quanti i nomi, votatelo. De Bruyne. Anzi, contattateci al 333333. Io non leggo. 8, 9. Io leggo solo 2 serie di 3. Grazie, Serafini, Roberto, ciao. Ciao Roberto. Siamo poi compro una vocale, gira la ruota. Quindi la Fiorentina sempre sia Fiorentina, io c'ho sempre la Fiorentina nel capo. Infatti sì, preferisco la Fiorentina nazionale, mi dispiace. Fiorentina. Comunque la nazionale italiana si è presentata con Pellè,
Eder, che comunque diciamo come valore la nazionale è la metà, c'era proprio un articolo mi sembra sulla Nazione, sulla Gazzetta, era la metà precisa di quello che in teoria doveva essere. No, la metà del Belgio. Ah, ok. Come valore di mercato, la metà. Comunque, con una difesa che comunque, ahimè, anche se della Juve però è fortissima, con Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci. Barzagli l'unico salvo perché è di Firenze, si gioca la Juve, però tifoso Viola. No, comunque è stata una grandissima... Molto molto tosta la nazionale italiana, uh-huh. E ha dato filo da torcere al Belgio, ha avuto un sacco di occasioni da rete, perché cioè, Courtois ha fatto due super parate, uno su Immobile e uno su Pellè ha sbagliato un gol, poi insomma, si è fatto due gol, ha sbagliato qualcosa anche il Belgio, perché insomma Lukaku si è mangiato un bel gol. Ma chi ha fatto le mele all'altro alla fine? L'Italia ha vinto 2-3. Vabbè. Il migliore della prossima invece l'Italia. La Fiorentina, sempre a riborda Fiorentina. Comunque. Giocherà contro la Svezia di Ibrahimovic. Oh, santa paletta. Che okay. Ieri ha pareggiato comunque 1-1 con l'Irlanda. Quindi oltretutto l'Irlanda vinceva fino a poi, perché alla fine ha pareggiato con una autorete la Svezia. Amore, me la fai guardare la prossima partita? Questa è una cosa a parte, però dai, vediamo. Ma almeno gli europei... Allora, mio padre, non... Non gli garba il calcio. No, proprio lo odia. Però l'unica partita che ha visto è la finale dell'82, mi ricordo, mi è anche piaciuta. Poi penso abbia pure visto, del 2006 forse non manco la pista, però a me è una partita, è calcio, guardiamo un pochino. Ah, vabbè, cioè, nel senso, lui lo odia, io ci ho giocato, nel senso, meno male che la mia figliola è venuta praticamente uguale a me rispetto a questa cosa, almeno a parte il fatto che ha ricevuto qualche influenza da parte di nonna, mi è venuto a gobba. Questa è una bruttissima brutta, cosa, brutta, però si può mai avere tutto da vedere. Infatti David ha scritto una cosa molto brutta e non ripeterò. Ossia? Forza una squadra, oh santo, una no, brutta. No, ma perché? Ma perché la dici questa cosa? Comunque sia, ciao David. No, non lo saluto. Lui non ti saluta, comunque no, ciao David. Nel senso, ti saluta mia figlia, io non ti saluto. Comunque sì, vabbè, gli europei a sto giro non me li sono visti, però allora, vedrò di... Sì, vabbè, vedrò la prossima partita, almeno un pochino. Ti posso dire, gli europei mondiali, la cosa che piace più di tutti a me è sentire il commento della Jalapa Svente. Io dal 1990 che ogni mondiale, ogni europeo, mi abbasso il volume della televisione, ma ascolto il volume della radio della Jalapa, che sono fantastici. Tra l'altro, quest'anno, poi faccio pubblicità a altri emittenti, comunque... cioè sia su Radio 2 sì. Però anche su Rai 4 sul numero 21. Vabbè, su Rai 4 ci fa sta gran concorrenza, no, nel senso... Rai 4 c'ha la partita con il commento della Jalapas. Boia, è bella fantastico. Storia Ettore, guarda che almeno la partita del commento della Jalapas è veramente non bellino. So mica se lo vediamo il 4. Te l'ho detto che dobbiamo risintonizzare. Risintonare. Risintonare la sentinella. Sintonizzare i canali di nuovo, perché a questo punto guardiamo tutte le reti regionali, ma non vediamo Italia 1, Canale 5 e Rete 4. Nel senso. Rai 4, non lo Rai 4. Rai 4 è il 21. Se vedi la Rai, vedi anche Rai 4. Dici? Dici. Però vedo solo 1 e 2. Rai 1 e Rai 2. Rai 3 già. Ma è il 21. Ci provo. Prova. Okay. Ma guarda, è bellino. Vi consiglio, il 21. Vi consiglio di guardare la partita sul 21. Perché veramente. Per farmi perdonare, vi invito all'Arciano a cena a casa mia. Oh sì, Fiorentina, c'è la cucina, è una bella Fiorentina, veniamo. Va bene, vai. Okay. Va a Santo Domingo, scusa, che ci inviti? Scusa. Ma il biglietto è Santo Domingo. Sì, vabbè, ma scusa, noi ci paghiamo il biglietto per Santo Domingo, però là tu ci campi te. Va bene? Va bene? Cioè nel senso, sì, siamo sì. Una settimana, mare, ristorante. Sarà contento di mia moglie e sua fidanzata. Perché? No, perché si va laggiù, no? Ma io mi porto il mio uomo e tu ti porterai la tua sì, moglie. Sì, poi le figliole, poi tutti. Scusa, ci sono i pro e i contro di invitare persone, capito, vabbè, alla fine. C'hai 20 persone da campare, va bene. Dai, parte di... Due allora, coppie, quattro bambini. Venerdì scorso è venuto un personaggio in questi studi. Che è tosto nel senso che si vorrebbe infilare. Sono Fiorentina e me ne vanto, vado allo stadio ed in coro canto Forza Fiorentina, conquista lo scudetto e fai scoppiare il gol maledetto.
Bravo. Che fate scritto bene, oltretutto. Vero, Bramoul. Cioè, chissà chi è, che lo, chi è che l'ha scritta a sto giro, se non ha sbagliato, Bramhow. Ma Bramoul vede le partite degli europei, vero? E allora va a vedere la casa da sua. Non sono tanto esperto di calcio, comunque mi garbo quando la Fiorentina vince. Europei, c'è lo nazionale. Sì, hai visto gli europei? Non importa nulla degli europei. Però guardatela, ascoltatela, ce la può svendere, che è un altro vi farà garbare il calcio. No, è un altro modo di vedere le partite, che poi c'è comunque Gianfranco Musinar, che è bravissimo, un imitatore bravissimo, che ieri ha fatto Balotelli, faceva Ibrahimovic, quando c'era... No, è più bello quando c'era mai dire gol, facevano fai con il liscio, quello era fantastico. Però praticamente c'è Gianfranco Musinar che fa Ibrahimovic, l'altro è comunque non fanno solamente l'Italia, ma anche altre partite, ieri c'era la Svezia, e c'era praticamente quando ci inquadrava Ibrahimovic ci sentiva lui e faceva l'invitazione di Ibrahimovic e pensava, diceva, oh, non mi ha passato il pallone, che cretino, che cretino, proprio... Con la supponenza di Ibrahimovic, è fantastico, guardate. Allora, quindi parlavamo di... Parlavamo di Samuele. Sì, infatti, Teresani. Samuele Teresani, che è un nostro futuro collaboratore, che collaborerà con noi da... Settembre. Dai, settembre. Iniziano da settembre. Proviamo. Che cosa condurrà? WhatsApp. Oh sì, torna. È venuto e ha fatto un provino. Facciamo vedere un provino montato dal nostro Bramoul e andiamo a vedere Samuele. Allora, facciamo la promo. Se non tu ci dici chi tu sei, non si può sapere, quindi chiacchiera, presentati un pochino. Non mi avete mai visto? Giusto? Ma hanno visto quelli ma hanno visto su YouTube, a quelli delle 12, mi vedete su Facebook. Sono Samuele Teresani. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa un ragazzo di 17 anni in TV? Me lo domando anch'io, cosa ci faccio in TV? Sì, ma così sei troppo formale. Hai ragione. Realizzo video comici sulla scuola, perché come tutti gli studenti odio i professori, odio la scuola e tutto quello che ci viene comunque imposto. No, però ti calma viaggiare, sei ad Abu Dhabi adesso. Esatto, sono ad Abu Dhabi, mi piace viaggiare, infatti fra un pochino sarò anche in Egitto, giusto? No, ora avendo i mezzi, tanti mezzi delle regioni. Nelle prossime puntate andremo anche in Egitto. Ogni puntata andiamo in una località diversa. Sono davvero dappertutto. Quindi, quando non sapete cosa fare, andate a cercare Samuele Teresani. Appunto, adesso la simpatica regia mi mette un'immagine. Adesso c'hai un monte di adepti. Guarda quanta gente mi segue. Esatto, guarda quanta gente mi segue. Sono lì che, appunto, mi stanno aspettando per il firmacopia. Infatti, tra poco arriverò e farò firmare il mio libro che si chiama Viaggia con Samu. Appunto, vediamo anche. Sì, questa immagine, aspetta che non la vedo. Facciamo anche magia qui, illusionismo. Francesco Sole è stato qui, appunto, se non lo sapete. Francesco Sole è passato di qui. Cos'è sta roba? Oh, qui abbiamo Silvio Berlusconi, appunto, lo saluto. Appunto, come vedi, Silvio, sono sul canale 86 del Digitale Terrestre e se mi vuoi su Italia 1, mi raccomando, chiamami, non ci sono problemi. C'hai una dedica. Vai, dimmi. Questo personaggio ti dice di stare in gamba. Sto in gamba. Grandissimo Rocco, lo salutiamo, so che ci segui sempre sul canale 86 del Digitale Terrestre. Questo è, aspetta, Dio, mi sfugge il nome. Mi stai deludendo. Ti sto deludendo. Gian Bastianic. Sai che non lo conosco. Ok, aspetta, non lo vedo. Ok, perfetto. Masterchef, giusto? Finalmente. Questa l'ho presa e mi raccomando, se volete mangiare bene andate da lui. Andate a mangiare anche al kebab sotto casa, fidatevi. Ok, adesso siamo nelle guerre stellari, quindi dobbiamo stare davvero attenti, perché come vediamo è dal sottofondo... Ma puoi mettere anche gli effetti audio? Per quello ci adegueremo, perfetto. No, perché era figo, no, con gli effetti audio delle spade laser, tipo... Però noi ci accontentiamo. Direi basta, quindi ci vediamo sul canale 86 Teleregione Toscana, ci vediamo prossimamente. Bella ragazza! Ci vediamo su Teleregione Toscana, canale 86 del Digitale Terrestre. Ed eccoci tornati con il boschi armeggia con il tablet, ormai non si sa più. A Facebook e ai servizi, rigiro la telecamera. Comunque sia, siamo ai tempi dei saluti in questo momento. E salutiamo innanzitutto il nostro grande Teresani, che stavamo commentando in giuria, se troppo tenero. In regia. Giuria, regia. Vabbè. Me sì. Faccio la Maionchi della situazione, faccio una nigga Maionchi. Quella per me sì.
Ti presente? Quella tutta rizzolosa agli occhiali. Che poi c'è anche una mia amica che la fa perfetta, nel senso la maglia anche. Anzi, ti rivogliamo qua. E... ah, Torresani è troppo fantastico. Hai visto? Te l'ho detto io che ci accettava. Quindi, Ettore, mi raccomando, amore, mettiti promodo, perché dov'è che andiamo? Santo Domingo. Santo Domingo? No, aspetta. No, no. Ho cambiato idea. Ci hanno invitato a Santo Domingo. E andremo a Santo Domingo con mogli, figlioli, eccetera, eccetera. Cosa ci fai mangiare? Cosa ci fai mangiare? Dai, dice cosa ci fai mangiare, perché noi siamo di Mona Forchetta. Comunque, ricordiamo anche comunque un po' di impegni della settimana. Lunedì ci abbiamo Bramol e Mr. X. Con fumetti, manga, TV, serie TV, cinema, tutto quanto a confronto. Il martedì ci siamo io noi, e... con sempre la scaletta precisa. Sì, no, scaletta precisa nel senso. Invece a me piace più andare a braccio. Ma no. Che abbraccio, ma che abbraccio, ragazzi! No, vedi. Cioè, abbraccio! Mi piace prepararmi, però che lei non sappia le cose che dico io. È più bellino, perché lei. Cioè. No, non è più bellino. Ah. Non ci sono spogli di scaletta. That's it all together. Sì, no, ma siamo in tre poi oggi. La storia di Socrates, se io gliela dicevo prima, lei non era stupita di alcune cose che raccontate, capito? Invece a me piace lo stupore delle persone quando racconto le cose. Ma tanto io e ex siamo già preparatissimi, quindi non c'è. Ma lei no, su Socrates. Due minuti, salutate, è vero. Poi mercoledì abbiamo Antonio Pozzi con la musica e la classifica iTunes. Sì. Il giovedì il cinema con la, Roxy. Con attori, registi, trailer, nuovi film, nuove uscite, insomma tutto quello che è news del cinema, andate dalla Roxy. E il venerdì abbiamo... vai. No, dai! Leonardo, Lorenzo. Agostini e Amedeo Menci. Bravo. Ce l'ho fatta. Lorenzo Agostini e Amedeo Menci, che sono più facili di Bramol. Io l'ho imparato. Insomma, Bramol è un mio amico, nel senso, è un'altra storia. Ma molto devi imparare Lorenzo Agostini e Amedeo Menci. Infatti, ora che lo so. È più facile, no? Ora che lo so. Dai, bella storia, bella storia. Vi salutiamo, dai, ci vediamo. Ah, ciao Antonella, ciao a tutti voi che ci avete seguito in diretta streaming, in diretta Facebook e in diretta TV, sempre sul canale 86 del vostro digitale. La sarà disponibile su YouTube. Yeah. Si comunque, già su Facebook ho girato la telecamera, quindi hanno già visto i servizi, quindi alla fine basta la diretta Facebook. Salve Giannoni. Ciao Giannoni, vieni a salutare a sto punto. Categoria in giù. Siamo noi tutti. Quindi salutiamo l'uomo nero, come lo chiamano. The Black Man. E quindi ci vediamo noi martedì prossimo e domani invece Antonio Pozzi. E buona serata a tutti. Mi raccomando, tenerci attaccati allo schermo, c'è Teleregione Toscana. Grande, vedi, questo è un telecronista, questo è un telecronista. A martedì prossimo. Ciao. Ciao. Ciao.